Una semplice formalità. La Recanatese riprende la sua marcia spedita verso la Serie C e lo fa con una prova inappuntabile sul campo del Tenero Nereto. Evidenti le differenze tecniche ed esperienza tra le due formazioni che viaggiano in direzioni decisamente opposte. Se a tutto questo aggiungiamo che la capolista ha un approccio ideale fatto di velocità e di determinazione senza sottovalutare l'avversario, lo score finale ne appare una logica conseguenza. Al comunale di Via Europa non c'è quasi mai partita. La formazione di Pagliari, ancora scottata dallo stop con il Castelnuovo, parte con il piede sul gas e sfiora subito il vantaggio al quarto, con la battuta dalla distanza di sbaffo, che si perde di poco fuori. La pressione dei leopardiani è costante e il Nereto fatica nel contenerla. Al settimo l'errore in disimpegno di Antonelli spiana la strada a Minicucci, che salta in uscita anche Diglio, ma Ferrini salva a portiere battuto. Il vantaggio però è solo rimandato, perché sull'angolo seguente Minicucci si fa spazio in area, poi conclude di destro fulminando il portiere di casa. Gli uomini di Pagliari non mollano la presa e poco dopo confezionano il raddoppio. Bello lo sviluppo dell'azione sulla corsia di destra con il traversone in corsa di Somma che Minozzi gira in rete. Sul campo continua a non esserci partita, con la Recanatese che è ancora pericolosa al sedicesimo con la conclusione di Quacquarelli. I giovani di Del Grosso provano a creare qualcosa, al minuto 23 finisce sul taccuino Falsetta con una conclusione dalla distanza. Amadio si sporca i guantoni e respinge il tiro. Nel corso della prima frazione la capolista crea altre due limpide palle gol. Al 28esimo sbaffo, sempre al centro dell'azione giallorossa, liberato in area sbuccia il destro che si perde sul fondo. Mentre 5 minuti più tardi sull'ennesima verticalizzazione Minicucci salta ancora Diglio in uscita ma poi si defila troppo e la difesa rossoblu salva. Nella ripresa la musica non cambia e la Recanatese è subito pericolosa con la battuta di Pacciardi. Il portiere di casa si arrangia come può, poi è miracoloso sul tentativo ravvicinato di sbaffo. Il tris però è solo rinviato perché al minuto 12 Minozzi appoggia in rete il traversone di Segnigagliesi che sbaffo in qualche maniera prova ad addomesticare. Il Nereto di tanto in tanto prova ad affacciarsi in avanti. Al quarto d'ora Madio vola a deviare oltre la traversa l'angolo di Falsetta. La gara in ogni caso ha già detto tutto o quasi. Poco dopo la mezz'ora la capolista chiude i conti. Giampaolo, da poco in campo, trova lo spiraglio giusto sull'out di sinistra. Il traversone arretrato viene capitalizzato da sbaffo con una rasoiata che muore nell'angolo basso. Finisce qui. La Recanatese compie un altro passo verso i professionisti, mentre per il Nereto l'obiettivo non semplice è quello di chiudere la stagione con dignità. Non è semplice perché siamo ragazzi giovani, comunque le prime esperienze, siamo molti under in campo. Dobbiamo ringraziare Saverio e Davide Salvatori che ci danno una mano, che sono gli unici over che hanno qualcosa in più rispetto a noi. E adesso si inizia a far sentire la stanchezza, però tiriamo la carretta fino a dove arriviamo. C'è stato l'atteggiamento giusto perché nel calcio insomma sembra tutto facile ma non lo è mai finché non fai gol e non li subisci, insomma. Perciò sono contento dell'atteggiamento e l'approccio mentale giusto. La forza nostra è giocare partita per partita al massimo senza fare calcoli, perché come pensiamo di fare qualche calcolo li sbagliamo. In matematica non siamo granché, noi siamo bravi a giocare, i ragazzi devono andare al massimo ogni partita. Adesso stacchiamo un attimo 2-3 giorni perché poi ci aspetta l'intrasettimanale con Fiuggio, ogni partita ha le sue insidie, anzi queste partite qui sono quelle che a me, anche per un po' di esperienza, mettono di paura, ecco, perché l'approccio mentale a volte quando hai tutti questi punti di differenza può essere un po' leggero.